Benvenuti nel secondo vlog della vacanza a Roma. Prima di iniziare con il video, vi invito a seguirmi sul mio Instagram e se volete, sotto la barra del video c'è un cuoricino col dollaro. Se volete, donarmi qualcosina per supportarmi, sarei veramente felice. Niente, allora, buongiorno. Io vi dico buongiorno perché qua, vabbè, è mattina, sono le 8:02. Contate che d'estate mi alzo tardissimo. E quindi non so se adesso voi il video lo vedete a mattina, pomeriggio, a sera, a notte, quindi quando lo vedete io però vi dico buongiorno. Non ho dormito niente questa notte, ragazzi, mamma mia, è stata una tortura, perché io quando cambio letto non riesco proprio. E all'inizio sono andata a dormire, ovviamente, vabbè, io con mio marito, nella camera nostra, e mi fermo nella cameretta sua, però ragazzi, cioè se stava malissimo l'intelletto, perché nel letto di mio fiolo c'è stato i letti divisi, ma se dorme male, se dorme proprio proprio male, cioè non avevo dormito niente, nemmeno mi fiolo, avrò dormito 2 ore, una roba del genere. Ci siamo svegliati dopo che era verso le 5:30, c'era un gallo in lontananza che faceva che, mamma mia, una roba che è allucinante, non si sopportava. Alla fine mio marito l'ha detto, ho detto provate ad andare a dormire di là, io dormo di qua, io l'ho detto a mio fiolo, ha detto no, che di là sta scomodo. Alla fine niente, siamo tutti svegli. Voi mi vedete col pigiama, maniche lunghe e pantaloni anche perché faceva, cioè fa freschetto questa mattina. E scusate che io guardo lì qua. E adesso vi dico perché l'ho chiamata. Stiamo qua di fuori in tal giardino. Dopo se ci sono ancora ve li riprendo. Allora l'ho chiamata che praticamente io non mi ero accorta. Stavo passeggiando qua nel giardino. Vedo un cucciolo di gatto nero piccolino dall'altra parte della casa, era cucciolo proprio, e poi da là ho visto che erano entrati qua curiosoni due gatti grigi, meno male che Lady stava laggiù, perché non so se dopo li rincorre dietro, però lì c'è giù gà, non è che gli stante il cavolo i gatti. E quando l'ha visti Lady là, stava a piangere e voleva entrare ante le barre del cancelletto, pareva che c'entrava, dico Lady dove vai? Vabbè, bellissimi, se ci sono ancora dopo ve li riprendo. E niente, poi cosa dirvi? Niente, che vedevo lì, non lo so. Niente, seconda giornata di vlog. Oggi è il 15, quindi è Ferragosto. E adesso non so se a Roma è il Colosseo tipo aperto, ste robe qua. Almeno così andavamo a visitare intanto il Colosseo o qualcosina. A me sinceramente del lago di Bracciano non è che me ne frega tanto. Mi importava più visitare Roma, però vabbè che è la mia seconda città. Però vi dico adesso non lo so cosa faremo oggi, boh, lo scopriremo solo vivendo, anche perché adesso ho visto è chiuso il Colosseo, ma anche perché è le 7:30, cioè voglio dire, quando l'ho visto era le 7:30, è presto, è normale che è chiuso, anche perché ripeto ha messo pioggia dall'1 alle 4 del pomeriggio e quindi vediamo come va. Niente, dai, io adesso vi saluto. Ah, aspettate, vi volevo far vedere i gatti. Aspettate che adesso rigiro la telecamera. Eccomi qua, io adesso vi stavo parlando che stavo lì e lì praticamente c'era un gattino, un cucciolo nero, però mi sa che sono andati via. In caso vi metterò le foto dei gatti, ma sono proprio belli, cioè sono grigi ma è bellissimi. Vedete qui c'è il cancelletto, è andati via, infatti non ci sono più. Quelli da vanno in giro. Ah no, eccolo laggiù in fondo uno, eccolo, guardate quanto è bello. È bellissimo quel gatto. Ah, c'è anche sotto la sedia, vedete sotto la sedia? Prima stavano qui sopra. Sono veramente carini, bellissimi proprio. Ed è andati via. Sa che abitano lì, non lo so. Lady, qui c'è Lady che li stava a guardare da lì e se voleva entrare là praticamente. Ma dove vai? Vedete come fa? Puzzona. Dai, andiamo. Lady, andiamo, dai. Patata, che c'era, amicini? Chi c'era, amici? C'era i gattini, i passeri. E niente, ragazzi, dai. Io adesso vi saluto e ci sentiamo più tardi, così vi dico quello che faremo in questa giornata di Ferragosto. Se mio marito ci vuole, credo di sì, perché sono dentro casa con famo. Vedremo quello che fare. Quindi, a dopo. Ragazzi, allora, noi siamo pronti. Mi sono vestita, questo qui è il trucco. Con la palette, quella delle Lili Vagabondo, appunto.
Molto bello. Niente, questo è il vestitino con i zatteroni un po' più tranquilli perché oggi dice che va a piovere e vediamo. Adesso usciamo, non so dove andremo. Andiamo a Roma, famo un po' di giri, vediamo. C'è caso pure che vado da Primark. Forse, non è sicuro, sono domani, bisogna vedere come va le cose. E quindi niente, ci vediamo dopo e vi faccio vedere un po' Roma.
Ma ragazzi, allora siamo tornati da Roma. Come avete visto, vi ho fatto vedere tutta Roma. Io molto emozionata, non potevate capire. Stavo morendo, non ci credevo di avermi trovato davanti il Colosseo, in più il Foro Romano, eccetera. Non c'era bisogno di andare dentro al Colosseo, non ne avevo voglia, sinceramente, anche perché io, infatti, dopo mi sono sentita malissimo, ragazzi, stavo veramente, veramente male. Poi sinceramente so come dentro è tutto, l'importante io era la soddisfazione di vederlo davanti, solo quello. Anche il Foro Romano, dopo lì pure c'era da visitare all'interno tutto quanto. E niente, proprio anche per visitare Roma ci vuole. L'importante è che sono contenta che sono a Roma, la città di Roma. Ti pensa che io matta per tenermi un pezzo di Roma, c'era un sassolino vicino lì sopra, una scalinata, boh, sempre, non mi ricordo, vicino al Foro Romano comunque. Ho preso un sassolino, come lo tengo, dico almeno c'è un pezzo di Roma, no? Quindi è una roba bellissima. E niente, solo che dopo mi sono sentita male. Mi stavo per svenire proprio, stavo in macchina, mancava l'aria, anche se c'avevo l'aria condizionata. Qui mi ha preso qua, a parte non avevo mangiato niente, ho fatto solo colazione e basta. Sarà col fatto che dopo stanotte non ho dormito niente, ma stavo male un bel po', stavo per morire. Proprio qui mi ha preso un dolore forte, 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 forte. Poi mi girava la testa, mi sentivo proprio così da svenire. Guarda, non ve lo auguro, è una roba brutta, un bel po'. Anche perché io soffro tanto il caldo, con la pressione bassa. Non ho dormito niente. Avrò dormito 2 o 3 ore. E quindi è stato un po' il tutto. Però adesso sto meglio. Infatti, adesso dopo in macchina, 10 minuti mi sono dormita, strano perché. Io mai mi sono addormentata in macchina, mai, mai in vita mia, in 33 anni mai, perché non gliela faccio. Ma lì era proprio stanca, 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 stanca. Infatti mi sono anche struccata, che prima mi avete visto struccata, ma mi sono dovuta struccare perché qua era dato via tutto col fatto che io qua sudo pure tanto. Così. Adesso niente, adesso ci rivestiamo, infatti sono in vestaglia questa qui per casa, che poi in teoria questa l'avevo presa su Shein tanti, tanti anni fa quando c'era anche mamma. Che era per scappacce, dopo non me ci sono sentita, me la tengo come vestaglietta, insomma, per casa o per portare fuori il cane, eccetera. Niente, adesso me lo porto anche a Lady. Prima non l'ho portata a Lady perché non sapevamo se tante volte eravamo da qualche parte che dopo i cani non ci potevano andare. Invece alla fine la potevo portare. Adesso andiamo, tanto è presto, sono le 4 e un quarto, ci vuole 20 minuti da qui arrivare al lago di Bracciano. Quindi andiamo a vedere il lago. Mi porta anche a Lady, tanto non è che fammi il bagno niente, andiamo lì, facciamo una passeggiata, stiamo un po' lì all'aria aperta, eccetera. E così mi porta anche la cagnolina. Quindi niente, dai, ci vediamo dopo quando siamo direttamente arrivati al lago. Thank you.
sa. Ora come ti dice? Oh, per fare la pipì. Chi sono, Lady? Chi è Lady? Chi è le mucche? Però poi se veniva qua perché era curiosa di Lady, rimanda Lady lì. Qua Lady, andiamo, andiamo. Io faccio il video per vedere cosa. Chi è Lady? Le mucche? Chi è? Chi è Lady? Chi se sono? Che animali sono che mi devi stimare? Un altro vitellino. Guarda su, guarda su. Chi è Patà? Eccomi qui ragazzi, sono ritornata. Allora, come ho fatto vedere, siamo andati al lago di Bracciano. Ovviamente siamo andati solo per vedere che così, che se mercoledì non do... A parte che oggi pure è lunedì, doveva mettere pioggia, invece non l'ha messo. Quindi, boh, anche domani aveva messo pioggia, ma non mi pare tanto tempo da pioggia, insomma, brutto tempo. Però, vabbè, dopo domani vedremo come sarà il tempo. E quindi, niente, appunto, come avete visto, siamo andati, cioè, oltre Roma. Oltre Roma vi ho fatto vedere intanto dove andremo mercoledì, forse, tempo permettendo, ripeto, non ha messo pioggia, ha messo sole, poi ripeto anche oggi c'era il sole, va bene, ci è andata bene, e siamo andati a vedere intanto il lago del Bracciano dove era. Dopo c'era ste mucche bellissime, cioè adoro, avete visto Lady che carina? E guardava con proprio di Dio che animale è, perché è la prima volta che le vede. Però vabbè, una volta aveva visto anche le capre, ma non qua, è proprio a Senigallia, su da mio marito. E niente, dopo ecco siamo ritornate a casa, come avete visto ho preparato il piccolo video che avete visto della cena. Mi scordo sempre di farlo vedere, una cosa che comunque mi piace, scusatemi, mi vedete, e niente, scusatemi se mi vedete in cucina, ma dopo là c'è la televisione accesa, c'è mio marito eccetera, mi fioro, quindi almeno qui vi parlo un attimo con calma. E come avete visto appunto vi ho fatto vedere il coso della cena, che ho fatto queste spinacine con l'oliva ascolane, buone. Solo allora, spinacina è buona, oliva ascolana però troppo sale. Io sono abituata a mangiare quasi sciapo, anche perché il sale fa male, quindi cerco di mettere sempre poco sale. Però ovviamente della spinacina, sto robe così, almeno da come io so, queste che le devi cuocere con un po' d'olio, no, tra la padella, il sale non ci va, già è salate di loro, così come le olive. Però le olive quando le mangiate le preparate che c'è un po' troppo sale, però è buone anche quelle. Avete visto solo due piatti perché mio figlio non c'ha fame adesso e mangerà più tardi. Se vuole più tardi la preparo un attimo la spinacina, le olive stanno lì anche fredde, va più che bene. Scusatemi, qui c'ho, ecco, il trucco della matita, ho messo solo un po' di matita oggi pomeriggio. Sono stanca morta, mi sa che stasera crollo. E niente ragazzi, vi ripeto, quindi niente, appunto vi ho fatto vedere un attimo il lago dei Bracciani, intanto in anteprima dove andremo mercoledì, sempre, ripeto, tempo permettendo. E niente ragazzi, spero che anche questo secondo vlog vi sia piaciuto, della, come si dice, della visita insomma a Roma, del Colosseo, il Foro Romano. Volevamo andare anche a Cinecittà, ma abbiamo fatto in tempo, e in più c'era anche il Lido c'è il Papa, lo scrivo qua sotto, ve lo scrivo qua, non mi ricordo adesso, un attimo, scusatemi, anche perché sono stanchissima sinceramente, quindi un attimo non connetto. E però adesso vediamo quando andarci a Cinecittà, perché almeno lì davanti a passarci ci volevo passare, sinceramente, almeno posso dire sono stata anche a Cinecittà. Niente ragazzi, io comunque spero che il secondo vlog vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto i video commentatemi, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più di questo secondo vlog. E ci vediamo poi domani, cioè io vi dico domani, ma dopo quanto tempo vi caricherò il terzo video, perché non credo se riesco vi ricarico tutti ogni giorno, credo di sì, perché tanto io sono in ferie, ripeto, io torno a casa venerdì, c'ho anche tutta l'altra settimana, quindi dovrei riuscire, a meno che ovviamente dopo mio marito pure in ferie, quindi verrà giù, andremo al mare, andremo in giro, quindi vedo se riesco a mettervi lunedì, martedì, a parte credo che anche domenica dovrei riuscire a mettervelo, il primo vlog della partenza, adesso vedo. Io adesso lo dico, ma già voi avete visto da un pezzo, vabbè, comunque dai, adesso vedo come organizzarmi, se riesco a mettervi tutti ogni giorno il primo vlog, che
che ne so, domenica della partenza, il secondo vlog, lunedì che è questo, il terzo vlog, martedì. E domani sono felicissima, non vedo l'ora, sono emozionatissima, non vedo l'ora, vado da Primark. Quindi aspettatevi il terzo vlog, che è Primark, quindi centro commerciale massimo di Roma, ripeto, oltre che Primark andremo a visitare anche il centro commerciale. Io niente, vi saluto, vi mando una buonanotte e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!